Studi di Radio PNR in collaborazione con la redazione del Popolo vi do il benvenuto a questo nuovo appuntamento sulla visita pastorale che il nostro vescovo Monsignor Vittorio Viola eh, sta compiendo nel vicariato di Casteggio. Come sapete, come avrete letto anche del giornale diocesano, il 29 settembre è stata celebrata la messa di apertura nella chiesa, nella parrocchia del, del Sacro Cuore. E poi da lì il vescovo ha iniziato a visitare i eh, territori e i, le varie zone insomma, di competenza di questo vicariato. In particolare oggi vi presenteremo una tranche della visita che è quella che va da martedì 16 ottobre a domenica 21 ottobre e che riguarda le parrocchie di Borgo Priolo, Borgo Ratto Mormorolo, Torre degli Alberi e Fortunago. Lo facciamo come di consueto con uh, il parroco uh, che si occupa della cura pastorale appunto di queste parrocchie. Quindi oggi do il benvenuto a Don Fabien Nioncuru. Ciao Don Fabien, grazie. Grazie, grazie per essere grazie qui. Grazie per l'invito, ma, ma anche per l'accoglienza in questo studio. Ti eh, fa piacere a noi eh, averti i nostri microfoni. Eh, intanto perché la tua storia è davvero molto uh, affascinante e particolare. È vero che Don Fabian non ha bisogno di presentazioni, però per chi non lo sapesse va detto che lui è da un po' di anni che è in Italia e nella diocesi di Tortona, ma proviene dal Burundi, da Murai. Prima di essere in queste parrocchie che vi ho citato è stato uh, a Torriglia e poi appunto è approdato in, in questi paesi, in questi centri. E Murai sappiamo è una delle missioni. Della, della diocesi di, di Tortona. Proprio quest'estate un gruppo di, di giovani della nostra diocesi guidati dall'associazione novese Ascolta l'Africa insieme alla pastorale giovanile della diocesi sono stati con il vescovo a, a Murai, quindi hanno visitato la missione, hanno conosciuto eh, la gente che era, che era lì e in tanti ci hanno detto che hanno nostalgia di Don Fabien e ti ricordano davvero con... Eh, eh, con affetto. Ecco, com'è stato insomma un po' la tua, la tua storia e, e, e venir qua, insomma, da quelle terre così lontane? Bene, come l'ha appena sottolineato, io sono del Burundi, di una diocesi che si chiama Gitega, dove c'è la parrocchia Murai, come sempre l'ha sottolineato, una parrocchia che ha una lunga, direi, amicizia, con con. Con la diocesi di Tortona. Storica possiamo esatto, dire. Esatto, una eh? cosa storica, nel senso che già dagli anni '70 c'era la presenza di sacerdoti tortonesi. Un esempio preciso sarebbe il sacerdote Don Alfredo Ferrari, che era il parroco, e poi anche la presenza di Don Livio Vercesi. E come no? Certo. Sono due personaggi direi, importanti che hanno dato un'impronta per la nostra comunità di murai, ma anche per tutta la diocesi. E io, per esempio, sono nato quando erano già presenti, nel senso che sono stato battesato da loro. Ah, per dire una, una, una cosa direi provvidenziale. Sì, sì. E questa amicizia. Il cerchio si chiude. Esatto, quindi. questa amicizia <ride> eh. è proseguita anche negli studi che ho fatto a Roma, nel senso che tutti questi studi che ho fatto a Roma dal 2002 al 2007 erano sostenuti sempre dalla Diocesi di Tortona, per dire che c'è questa lunga amicizia. E poi rientrando a casa mia dopo gli studi a Roma, i vescovi Monsignore Martino Canessa, in intesa con il vescovo Mio che di Ghitega, sì. Monsignore Simone, mi ha richiamato per collaborare sempre in questa diocesi. Come l'ha detto, sono stato tre anni a Toriglia e adesso dal 2012 sono a, in queste comunità che ha appena sottolineato. E' anche occasione di ringraziare il nostro Vescovo attuale, Monsignore Vittorio, che appena è rientrato dalla, da un viaggio, direi, pastorale, sì, sì, per certo. guardare, per vedere, rendersi conto di queste realtà che sono fatte nella parrocchia di Morai, una parrocchia, direi, che addirittura eh, con affetto è stata chiamata la 315 parrocchia di Tortone del Bire che una bella è una bella amicizia. È Qualcuno che la, è... la definisce così. Esatto. Beh, Don Fabien, però ormai tu davvero sei di casa da, da, da queste parti, eh. si, sì. si sente anche da come parli bene la, ormai la, la nostra lingua, l'italiano. Va bene. Allora mh, facciamo un po' il punto eh, sulla visita pastorale in queste tue quattro parrocchie. Intanto, mh, come siamo soliti fare. Ehm, Vorrei che tu facessi una sorta di ricognizione no, di questi territori e che tu li presentassi agli ascoltatori. Bene, e, geograficamente partendo da, da Casteggio, uno imbocca la strada della, della Valle Coppa. Sì. e In fondo, direi, alla Valle Coppa eh, c'è la parrocchia di Borgorato Rato Mormorolo, in, direi in meso anche ai vignetti, una parrocchia direi che è in meso ai vigneti, dove anche la gente... E più coltivatori di, 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 di viti. E però uh, salendo ancora in più su eh, c'è la parrocchia di Fortunago. Sì. Fortunago. Da Fortunago, il forse è il centro principale, è esatto, un, no? un centro dove, dove abito anche se non è tanto grande. Come tu risiedi lì? Risiedo eh. lì a Fortunago. Sì. E da Fortunago, quando uno va verso la valle Tidone, sì. c'è la parrocchia di Torre degli Alberi. poi se uno vuole andare cioè da Fortunago andando a Valle Schizzola, c'è la parrocchia di San Martino, che è una frazione di Borgo Prioro, non è tutta la parrocchia di Borgo Prioro, è soltanto una frazione, una frazione di, sì, sì. del comune di Borgo Prioro, Prior, dove c'è questa parrocchia di San Martino De Bagozzi, chiamata sì, così, sì, sì. San Martino Vescovo. Beh, insomma, centri noti, hai parlato appunto del, eh, della presenza della vite. Eh, del, del vino, quindi gente operosa che da anni coltiva la terra e, e ne ricava i buoni frutti. No? Esatto. Eh, come vi state preparando? Ecco, proprio direi tu, insieme ai fedeli, insieme alla tua comunità, a ricevere il vescovo e quali sono gli appuntamenti più importanti di questi giorni? Bene, cui la... Ci sarà appunto il lì da voi, la sua presenza lì da voi. Bene, la preparazione già comincia da, dall'invito che abbiamo rivolto a tutti i parrocchiani per poter un po' incontrarci prima e così e preparare questo evento così importante. Perché, è un evento direi anche di un incontro tra il pastore e il suo gregge. E il pastore, è presente con il suo gregge, sicuramente quando il, la pecora è ferita. Il compito anche del pastore di fasciare le ferite e poi, quando è in buone condizioni, è un po anche in occasione per il vescovo, di un po' di incoraggiare. Dunque, eh, abbiamo fatto degli incontri di preparazione dove abbiamo rivolto l'invito a tutti i parrocchiani per due motivi. Il primo era eh, questo fatto di compilare già il questionario sì. che, che abbiamo avuto in tutte le parrocchie, e poi il secondo motivo era quella di. Eh, di fare elaborare un calendario della visita pastorale del vescovo. Con i vari appuntamenti, esatto, gli appuntamenti ma direi che questa partecipazione è già dei fedeli, non tutti, ma tanti certo. hanno partecipato. Beh, questa cosa del questionario è interessante perché non tutti la dicono perché sembra ormai diventata una prassi, però insomma in realtà la visita pastorale serve anche a questo, ma davvero a presentare al vescovo non solo le cose belle, le, eh, la ricchezza diciamo, delle, delle parrocchie e di questi territori, ma anche le criticità, eh, perché noi sappiamo quanto il nostro vescovo voglia no? proprio una, un rapporto e un confronto diretto vis-à-vis, -vis, no? guardandosi negli occhi per fare davvero il punto della situazione pastorale, ma anche comunitaria e per quindi guardare al futuro. No? Dice sì. sempre: Sogno una chiesa missionaria. Eh? Esatto. Mm, è questa, diciamo, l'idea che ha del futuro della, delle nostre parrocchie della nostra chiesa tortonese e, e quindi insomma benvenga anche questa, eh, questo dialogo che c'è stato tra di voi no? esatto, esatto. esatto, sì. È, è, un, è una tappa molto importante perché anche lì eh, tante domande hanno avuto risposte dei parrocchiani, non tutte ma alcune hanno avuto sempre queste, queste risposte del, del, dei parrocchiani poi partendo su sempre su come stiamo, ci stiamo preparando eh, il vescovo avrà direi, due momenti importanti, il momento della preghiera, che è molto importante, ogni parrocchia avrà la Santa Messa, un incontro anche con i fedeli, e poi anche un incontro, una preghiera sicuramente con i nostri cari defunti, questa è una cosa molto importante, anche queste persone che hanno segnato la vita delle parrocchie, sono anche, direi, in passato, in, certo. esatto, in passato che hanno contribuito per il bene delle nostre comunità. Poi anche ci saranno dei momenti anche di incontro con le autorità civili, i sindaci, i tre sindaci direi, di, di Ruino, in Torre degli Alberi, del settore degli alberi, di Borgorato e poi di Fortunago. Eh, Borgo Prioro eh, sarà un'altra occasione nel senso che è di competenza di Don Pori, di Porri, direi, Don, di don, don Marco, Marco Po, poi se quello sarà un'altra occasione. Però anche eh, ci saranno anche momenti di incontro con i, i viticoltori, i ristoratori, perché sono anche zone che hanno, che ha tante, hanno tanti mh, ristoranti, certo. tanti agriturismi. Dunque, questa categoria anche di persone che in un certo modo contribuiscono alla vita del territorio. Questo incontro con lui sarà anche fissato già per poter un po' avere anche dal pastore, una parola di incoraggiamento, di sostegno, per poter camminare tutti insieme. Sì, noi abbiamo visto nelle altre zone davvero le, le persone infedeli, ma anche magari la gente che frequenta meno no, la, la, la chiesa e la parrocchia, all'arrivo del Vescovo però tiene ad essere eh, presente, no, perché davvero cosa. si aspetta da lui mh, una parola in più. No? Sì e eh, sì. quindi insomma questa è una cosa molto importante hai fatto bene a sottolineare anche l'aspetto turistico diciamo, di questi luoghi quindi anche quelle attività che riguardano ehm, il turismo o la produzione del vino verranno coinvolte eh, andrà ad incontrare i ragazzi delle scuole immagino ci sono Allora eh, nel nostro territorio non sì. ci sono le scuole l'unico sicuramente sarà più avanti sempre con uh, nemmeno, nemmeno 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 Fortunago il catechismo lo facciamo insieme con, con altre parrocchie di Cappelletta, di Staglione e di, di Borgo Prioro, ma insieme con, sempre con, con Don Marco, ma per, se no per il resto non c'è la presenza né delle scuole né del catechismo, Nel catechismo lo facciamo tutti insieme come, come comunità. In forma insieme. comunitaria. Esatto, certo. sì. Un altro aspetto sempre della preparazione di questa presenza del nostro vescovo è il... Uh, il rosario direi mh, che faremo tutti insieme nel senso che eh, nella preparazione abbiamo fatto un comitato di l'intero parrocchiare di poter preparare questo, questo, questa vita pastorale e nelle proposte che hanno dato c'è anche questa recita del rosario insieme per esempio il martedì 9 saremo a San Martino tutte le quattro parrocchie il 10 saremo a Tor degli Alberi l'11 a Borgorato e poi 12 a Fortunago, sempre insieme, in preparazione di questa presenza del nostro pastore Vabbè, in Mesa Noi. Siete sul pezzo, perché Dunque siamo è, è, è proprio di, <ride> esatto. di qualche giorno fa l'appello esatto. che è venuto dal Papa, no? esatto. eh, di, che ha invitato i fedeli di tutto il mondo a recitare il rosario ogni giorno del mese di, eh, di ottobre. È stato proprio messo un comunicato ufficiale della Santa Sede che riprendeva questo eh, invito. Di sì. Papa Francesco va bene, don Fabien, eh, direi che ci possiamo fermare qui per questa presentazione. <ride> bene, bene. Eh, ti chiedo soltanto, così come un flash, eh, se hai qualcosa da chiedere al, al Vescovo e che puoi diciamo, anticipare a tutti i nostri ascoltatori il eh, problema di, direi più grosso che si vede nel, nel nostro territorio è il problema dello spopolamento. Cioè, eh, mh, Poche persone, ma anche i giovani che vanno, che vanno via a lavorare fuori perché lì non ci sono delle imprese, dunque tanti vanno a fuori a lavorare. Ma anche il problema dell'invecchiamento, dell un territorio anche con un po' di, di anziani. Cosa chiede al Vescovo? Io gli chiederei di aiutarci a proseguire questo cammino della, della, della comunità, dell'unione, perché sicuramente se siamo insieme l'unione fa la forza. E di sicuro che una, la parola di un vescovo avrà più, come più, come dire, sarà più ascoltata di una parola, forse, di un semplice parroco: nel senso che il fatto di stare insieme, di essere insieme, di camminare insieme, sarebbe anche un modo di sentirci. Forti, se posso certo, dire così. È sicuramente un incoraggiamento. Sì. Io so poi che i fedeli ascoltano anche le parole esatto, del parroco, esatto. anche di devo <ride> Ascoltano, eh? però, il, però il vescovo, insomma, può dare così più forza e più, più vigore a certi, a certi inviti. Va bene, eh, naturalmente troverete la cronaca dettagliata eh, della visita sulle pagine del Popolo, anche eh, da Radio PNR. In, in vari programmi spalmati durante il corso della giornata verrà raccontata la, la visita pastorale anche nelle parrocchie di Don Fabiani. Che io ringrazio, lei. è stato piacevole eh, ascoltare eh, quello che ci hai detto. E chissà, magari eh, torneremo a intervistarti in qualche programma qui in, in radio perché la tua storia, la tua vicenda personale eh, è edificante, quindi vale la pena di essere raccontata. Grazie a tutti.